racconta di un uomo che viene di lontano e col padre, col figlio, con tutto il suo popolo giunge alla terra di una regina la quale gli dice: straniero, racconta la tua storia. Lui la racconta e lei si innamora. Vero o non vero? Che fosse vero o non vero il cavallo? Vero o non vero? Che fosse vero o non vero? Silenzio! Una regina, bella, ricca e potente, si innamora di lui, ma lui deve partire per fondare una città al di là del mare e per secoli e secoli regnerà su tutto il mondo. Vietato innamorarsi! Saliva dalle sue nere spelonche fino alla volta del cielo. E tu, Enea, comincia il tuo viaggio e sfodera la spada. Ora hai bisogno di coraggio, di un cuore ben saldo. Thank you.
figlio di Priamo. Crudelmente sfregiato il suo volto, le mani mozzate, le tempie forate, le orecchie tagliate, il naso troncato da orrenda ferita. A stento lo riconobbe, perché quello nascondeva tremante quei segni feroci. Ma Enea gli parlava con parole amiche. Questo ricordo mi lascia, quando il cavallo fatale la scosse, la strattone sulla rocca Tortammo e aveva il ventre ben pieno di uomini armati. Elena, lei, la Spartana, fingendo la gioia, guidava nell'orgia le troiane che invocavano il dio. Ma era lei che dava il segnale col fuoco, con la grande torcia, e dalla rocca i greci chiamava. Qui stanno coloro che in vita odiarono i fratelli, picchiarono il padre o imbrogliarono un cliente. Non domandare che pena, delitto, avventura li ha sprofondati laggiù. Accompagna suo figlio ed insieme la Sibilla, ed infine li lascia sulla porta d'Avorio.